Moreno di Pietrantonio, poche ore fa c'è stata la direzione del PD di Pescara alla presenza dei vertici anche regionali del partito. Si è parlato della gestione della prima fase dell'emergenza coronavirus, ma anche delle strategie che il PD vuole mettere in campo per la città di Pescara. Sì, c'è stata questa riunione molto importante in cui abbiamo analizzato un po' la situazione nella nostra città in particolare. A cominciare chiaramente dalla emergenza sanitaria che tutti stiamo vivendo e che ancora stiamo vivendo legata al Covid-19 e quindi alla ripartenza delle attività economiche, insomma alla ripartenza della vita nella città. Abbiamo ribadito che le regole, le disposizioni di sicurezza vanno rispettate alla lettera, e cioè indossare le mascherine in modo adeguato in presenza di altre persone e mantenere le distanze di sicurezza che sono 1,5 metri. Queste sono cose da rispettare alla lettera, perché rispettando queste norme sicuramente potremo ripartire e fare tutto in questo periodo, soprattutto estivo. Diciamo all'amministrazione comunale di dare indicazioni precise che fino ad oggi non aveva dato per tutte le attività commerciali, per l'ampliamento del suolo pubblico e poi per esonerare tutti dal pagamento dell'occupazione di suolo pubblico, che tra l'altro è previsto dal governo. Altra cosa che diciamo, limitare gli orari non ha senso. In estate limitare gli orari alle attività ricreative, ai bar, ai ristoranti, alle pizzerie, davvero non ha senso, quindi bisogna togliere quel limite di orario. Poi dopo abbiamo anche affrontato soprattutto le aree, come rilanciare le aree strategiche della città, a cominciare dal Parco Nord, quella che oggi è chiamata Master Plan Porta Nord. Noi diciamo che quell'area, quell'oasi verde, va recuperata completamente, ci sono delle porzioni all'interno private, ebbene queste devono essere riportate alla disponibilità dell'amministrazione pubblica per poter davvero fare una rigenerazione di questa oasi verde, con il progetto che poi ha sviluppato l'architetto Tommaso Di Biasi di avanzamento, addirittura questo avanzamento della pineta verso il mare, arretramento della viabilità. È un progetto molto suggestivo sicuramente che noi vogliamo rilanciare. Altro punto importante, sull'area ovest della città c'è bisogno anche lì di acquisire la proprietà del cementificio, che oggi è in mano dei privati, acquisirla da parte dell'amministrazione comunale e rilanciare con un grande progetto europeo, oltre all'individuare definitivamente l'ubicazione della nuova sede della regione Abruzzo. Noi abbiamo indicato l'ex diciamo Fater, Palazzo Fuxas, che potrebbe sicuramente essere adibito a sede della regione, anche se non ha ancora i metri quadri sufficienti, ma è possibilissimo realizzare una porzione a fianco che completerebbe appunto la richiesta di metri quadri. L'area dell'università, con l'acquisizione della caserma dei Vigili del Fuoco, in modo da allargare proprio le possibilità dell'Università d'Annunzio a Pescara, in questo momento, in questa fase in cui è stata finalmente superata quella idea bislacca che era quella di portarla all'ex COFA, e poi dopo tutta l'area portuale con i progetti e i finanziamenti che già sono stati fatti copiosamente da parte della passata amministrazione regionale di centro-sinistra, oggi c'è bisogno solo di portare avanti. Noi siamo impegnati su questi progetti per portare avanti e per far rinascere questa città che è praticamente ferma, e non solo per la pandemia Covid-19, ma anche per un'amministrazione che non ha assolutamente idee.